Il fantasma dell'antico maniero si confessa. Non si tratta di una favola di quelle che si raccontano davanti al camino nelle sere d'inverno, ma di una storia vera del nostro tempo vissuta da una signora abitante in un antico maniero. La signora, che pensava di essere impazzita, avvertiva, soprattutto durante il riposo notturno, una presenza molestante che, con palpeggiamenti pesanti, la infastidiva continuamente. Consigliata da Danila Desideri, ha iniziato a fotografare in giro per il castello, individuando il lestofante in due pose ben distinte. Nella prima appare attonito, vedendosi smascherato soprattutto a causa dell'altissimo rango a cui apparteneva, confermato dalle scoperte di Danila stessa a seguito di minuziose ricerche in base ad elementi da lui stesso forniti. Nella seconda è infuriato perché sapeva che se avesse smesso di molestare sessualmente la signora, reiterando gli abusi sessuali a cui era abituato sulla terra, i demoni lo avrebbero cacciato all'inferno. A chi rimane nel basso astrale per non abbandonare i vizi terreni, i demoni glieli fanno coltivare, ma spasmodicamente, frustandoli e minacciandoli se non trovano la vittima. Sant'Erasmo ha consentito al fantasma di parlare con Danila, allontanando da lui momentaneamente i demoni aguzzini, ciò allo scopo di far conoscere alle persone le orrende e penose realtà del basso astrale. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sant'Erasmo, buonasera. Posso parlare con il fantasma fotografato nel castello? Sì, vedere è qua. Eccolo. Eccolo! Qua lurido! Oh, abita in una fogna. È roba da dannazione, si vide. C'hai lì le tenebre e piangevi tu. Ho guardato a lunga mani, eh. Il fantasma chiede con insolenza a Sant'Erasmo di dargli la parola. Mi fai parlare? Già sei fradicio, ovvero? Sudicio, serviti qui. Sei il fantasma molesto fotografato dalla signora? Ella m'ha vista? Nei fuochi stavo e ringhiavo. Danila, così soffro. Io c'ho pena. E pesa, eh? Vuoi parlare? Allora parla. Dimmi, chi eri nella vita terrena? Ero un nobile. Nobile. Di villa alzati di marmo o fregio. Ho capito, anche la villa rispecchia la tua nobiltà. Continua, ti ascolto. Mamma sogna i giusti.
Quindi tua mamma aveva previsto per te un incarico molto prestigioso a livello sociale, in cui avresti dovuto mostrare integrità morale, onestà e serietà. E invece il casino questo cerco. Allora sei andato in tutt'altra direzione. Esatto. Hai abusato del sesso? Giovani lì. Ma stai scherzando? Eri un pedofilo? E giovani la trovo atleti. Ma vergognati, sei stato uno sporcaccione. Baci, tira lui, si ci abusi lì. O stimola i maroni. Vado coi bambini. Ma lo fai con i corpicini? Il sesso. E con donne. Raga noviscido furbo. Lì lo schifo. È lì il sangue. Bastardo. Era ferita là. È intervenuto uno dei bimbi a suo tempo violentati. Verme schifoso che non sei altro. Non ti rendi conto del male fatto ai bambini e ai giovani? Non hai neanche cercato di entrare nell'aldilà per espiare le tue colpe, rimanendo alla tua morte nel basso astrale al servizio dei demoni, per essere libero di ricercare altre vittime sulle quali espletare le tue aberrazioni. La lo vedi? E il vizio si lo. Ah, oh schiavo sei te, sanno di già, paghi Dio. È fuocoli. So zozzi i tuoi amici? Il sesso, il sesso, il sesso. È in colpa, eh? Si vergogna. Che lì son dannati. Come avrete sicuramente compreso, il carnefice in generale viene sempre posto di fronte alla propria vittima, che ovviamente gode della luce eterna di Dio nel paradiso. Questo per indurre nel carnefice la consapevolezza tormentosa del male commesso, cioè il rimorso, che di solito precede il pentimento. Per comprendere meglio il meccanismo, basta ricordare la parabola di Lazzaro e il ricco Epulone. Oh, pietà! A Gesù chiedila. Qui non lasciarmi. Chiedila te la luce. Chiedi che serve.
L'anima peccatrice non può attendere fatalisticamente l'aiuto dal cielo. Si deve molto impegnare per essere perdonata da Dio. La misericordia divina non è gratuita, arriva solo se il peccatore ha acquisito piena consapevolezza degli errori compiuti, se avverte profondo dolore per i danni causati e ha desiderio cocente di espiare le proprie colpe. Non basta una preghiera fugace per richiamare l'attenzione dell'Altissimo. Se l'anima non chiede mai perdono a Dio, anche se ha commesso peccati di modesta entità, con il tempo si condanna inesorabilmente all'inferno. I coniugi desideri che da 30 anni svolgono la loro opera nel campo della metafonia a titolo del tutto gratuito, sotto l'eccelsa guida di Sant'Erasmo, divulgano gli insegnamenti del santo al solo scopo di far capire a chi ne è interessato le dinamiche che prima e dopo la morte conducono alla salvezza dell'anima. Consigliano la visione del sito www.fantasmi.net. Ringraziano per la visione del video.